Sono sbarcati a Lampedusa i 473 migranti salvati in mare dalla Guardia Costiera italiana con l'aiuto di Medici Senza Frontiere e di altre organizzazioni umanitarie. Viaggiavano a bordo di quattro gommoni in precarie condizioni di galleggiabilità a nord delle coste libiche. Nelle stesse ore la Marina Militare italiana ha tratto in salvo altre 117 persone. Sono oltre 60.000 i profughi sbarcati in Sicilia nel 2016. Sognavo l'Europa fin da giovane, così Dio mi ha aiutato e voi mi avete aiutato a raggiungere l'Europa. Oggi sono felice. Almeno 30 donne hanno riportato ustioni in diverse parti del corpo. Molte di loro hanno affrontato il viaggio sui gommoni con braccia e gambe immerse nel carburante. Una persona con il 25% di ustioni sul corpo è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania.